Benvenuti a questo speciale Class NBC dagli studi di Londra di CNBC Europe. Gradito ospite quest'oggi Nicola Gavelli, cofondatore di Istat e principal di Boston Consulting. Benvenuto Nicola, grazie per essere con noi in questa giornata, che tra l'altro è stata anche una giornata importante per voi, perché diciamo ci sono 10 startup italiane, sono state più o meno raccolte da voi, poi parliamo appunto di cos'è Istat, che oggi hanno suonato la campanella al London Stock Exchange. Deve essere stato sicuramente un momento emozionante. È stato un momento importante. Grazie per ospitarmi tra l'altro in questo momento. L'iniziativa di oggi si inserisce in un programma chiamato Made in Italy 2020, organizzato da Istat e da Boston Consulting Group per contribuire alla crescita del Made in Italy digitale e per valutare l'impatto concreto che potrà essere generato da questo Made in Italy digitale nei prossimi 5 anni. L'idea è quella di sviluppare un programma pluriennale che possa portare al mercato finanziario internazionale le migliori startup italiane in ambito digitale che possono essere pronte per ricevere un investimento professionale, quindi diciamo un investimento da investitori professionali per taglie dagli 1 ai 10 milioni di euro. Ecco, quindi sicuramente appunto non si tratta di imprese immense, però si tratta comunque di una good size, chiamiamola così. In questo momento allora cerchiamo di capire quali sono state le aziende, che tipo di aziende, appunto abbiamo detto comunque digitali, comunque un'innovazione digitale, che poi un pochino anche il tema del futuro. Insomma, immagino che è questo il motivo per cui state puntando su questo settore, Nicola. Assolutamente. Le startup sono 10 e sono startup che hanno generato già dei volumi di ricavo importanti e hanno già dimostrato una storia di crescita anche e una capacità di raccogliere fondi. E dal punto di vista di numeri possiamo dire che queste sono startup che hanno generato circa 17 milioni di ricavi nell'esercizio corrente e che hanno già raccolto complessivamente circa 5 milioni dal mercato e puntano ad realizzare una raccolta di 25-30 milioni. Quindi sono quelle che noi definiamo forse non più startup ma scale up, quindi già startup che hanno già un prodotto, che hanno già uno stream, un flusso di ricavi consolidato e che può essere dimostrato, e chiaramente un team che è capace di ha una track history che dimostra di sapere fare execution. Ecco, però abbiamo parlato soprattutto di raccogliere i fondi. Come raccogliere i fondi in questo momento per una startup in primis, e poi parliamo anche di quella che appunto abbiamo definito la scale up, quindi una società già creata, già formata, che invece vuole comunque ampliarsi, insomma, no? Salire tutti quelli che sono i gradini in questo caso. Come raccogliere i fondi in Italia così come all'estero? Sì, diciamo che sia l'Italia è un paese che può permettere una raccolta fondi fino a una determinata dimensione. La raccolta normalmente avviene in fasi differenziate, c'è una prima fase che è quella necessaria per creare il concetto di impresa, per sviluppare il primo prodotto e per realizzare le prime vendite. In questa fase normalmente i fondi arrivano da persone vicine, quindi il famoso family and friends, oppure da fondi di seed che operano però in modo un po' più destrutturato. In Italia in questo ambito abbiamo il vantaggio di avere un capitalismo familiare molto forte che vede con grande favore l'avvio di queste iniziative, perché le vede un po' anche come una possibilità per avere iniziative magari coerenti o vicine al proprio business core che possano poi negli anni svilupparsi ed essere magari acquisite. Questa è la prima fase, quindi investimenti di piccolo taglio, parliamo di 100-200 mila euro, che possono essere raccolti in Italia abbastanza agevolmente, soprattutto negli ultimi anni. E a valle di questa fase esiste invece un round successivo più complesso da realizzare, che è quello che stanno realizzando le società che abbiamo portato quest'oggi allo Stock Exchange, che invece è un round che richiede un finanziamento diciamo tra l'1 e i 5 milioni, che può in alcuni casi arrivare fino a 10. E questa tipologia di finanziamento è normalmente realizzata da investitori professionali. Investitori professionali che cadono poi sotto diverse famiglie, nel senso che abbiamo dal family office che vuole estendere il proprio portafoglio su un asset class più rischiosa ma sicuramente molto più remunerativa e anche molto interessante per il cliente del multifamily office o del family office. Abbiamo alcuni fondi di venture capital che
operano come core in questo settore, abbiamo aziende che hanno loro fondi interni di corporate venture capital e abbiamo alcuni private equity che si stanno estendendo verso il basso. È chiaro che l'interazione con questi soggetti è un'interazione che è molto più professionale e molto più complicata. In questo ambito l'Italia ha un, posso dire che ha un gap, nel senso che a livello dimensionale, come dimensione totale di investimenti e come presenza di investitori istituzionali e professionali, non è probabilmente il posto ideale in cui realizzare questo tipo di investimenti, ed è proprio il motivo per cui noi stiamo portando queste iniziative, stiamo creando una sorta di ponte transnazionale che permette iniziative italiane del Sud Europa continentale di entrare su mercati finanziari dove ci sia più dinamismo, un ecosistema più vivo e che permette effettivamente di avere queste dimensioni. Nicola, mi sembra di capire che naturalmente parliamo di Londra, insomma è uno degli hub principali in questo momento. Londra quindi come polo d'attrazione proprio per investire, quindi per raccogliere fondi, per investire e anche per poi, insomma, come è successo oggi, proprio farsi conoscere, per cui che può essere suonare la campanella. Addirittura state anche considerando magari di listare, di quotare, immagino, queste società, tra l'altro appunto sul listino. Ecco, cerchiamo di capire i prossimi passi, quali saranno. Assolutamente. Allora, prima di tutto Londra per molte ragioni, prima di tutto perché lo vediamo come il mercato europeo di riferimento per il venture capital. Se vogliamo avere una, dal punto di vista macro, guardare la distribuzione dei fondi, degli investimenti di venture negli ultimi due anni, Londra è probabilmente l'unico luogo fisico europeo dove ci sia un volume di investimenti tale da rendere il mercato fluido. Stiamo parlando di cifre che, a seconda di come si consideri poi il mercato del venture capital, si aggirano intorno ai 2,5 billion a Londra, che fanno di Londra il quinto hub internazionale dove, diciamo, reperire questa tipologia di fondi. Londra è interessante perché ha un ecosistema molto ben sviluppato che è cresciuto in modo esplosivo negli ultimi anni. Cioè, immaginiamoci che negli ultimi sei anni l'ecosistema di venture capital di Londra è esploso di 20 volte, quindi c'è stata veramente una crescita esponenziale, favorita sicuramente anche da interventi governativi in ambito di interventi di policy che hanno avvicinato al venture capital tutta una serie di investitori meno strutturati e hanno favorito un fortissimo flow monetario che viene anche riversato su startup. Dal punto di vista di next step, è chiaro che il nostro obiettivo per le nostre startup e anche per la startup stessa è quello di costruire sempre di più questo bridge internazionale, portando alcune di queste iniziative in un futuro eventualmente anche in un listing pubblico. Calcoliamo che queste iniziative sono le migliori presentate dagli acceleratori italiani, tra i dei quali sono già quotati all'EIMA Milano. Quindi l'idea è chiaramente di andare verso un placement, che è un placement da un lato privato, ma che potrà sicuramente anche essere pubblico. Naturalmente state guardando proprio nel medio-lungo termine al futuro di queste aziende. Prima io ho parlato appunto di come arrivare a raccogliere capitali. Si parla tanto di crowdfunding quest'oggi, sicuramente un po' diverso da quello che state facendo voi, ma possiamo cercare di capire come funziona e soprattutto quanto funziona il cosiddetto crowdfunding? Allora, funziona. È un mercato contiguo, nel senso che è uno strumento che è estremamente utile per permettere la raccolta dei primi fondi, quindi è uno strumento complementare ai family and friends per raccogliere capitale all'inizio. Funziona molto bene negli Stati Uniti, nel senso che permette effettivamente di avere un mercato molto fluido, discretamente in UK, non in modo eccezionale in Italia, nel senso che in Italia ci troviamo comunque di fronte a strumenti di crowdfunding che però di fatto sono ancora delle estensioni di un private placement. Quindi ad oggi circa l'80% dei fondi raccolti tramite crowdfunding in Italia deriva da private placement, quindi è un sistema che migliora un po' l'execution del deal, ma non cambia la raccolta in modo drastico. In UK invece questo è uno strumento che si è rivelato molto, molto molto interessante. Infatti noi per alcune startup in fasi un po'
diciamo preliminari, diverse delle startup che presentiamo tra l'altro oggi hanno avuto crowdfunding come uno dei primi mezzi di finanziamento. Noi lo utilizziamo come mezzo complementare, è uno strumento che permette di avere delle valutazioni fair, direi, interessanti anche sia per gli investitori ma anche per gli imprenditori che decidono di utilizzare questo strumento. All'investitore permette di realizzare una diversificazione del portafoglio molto estrema, cioè permette di mettere ticket da 2, 3, 5 mila euro su una moltitudine di iniziative, in questo modo riducendosi il rischio. Esatto, in questo modo ovviamente si può proprio investire in maniera molto appunto piccola, somme molto piccole come stava dicendo, però appunto poi avere diversificazione in portafoglio. Questo è molto importante, perché secondo me in Italia non funziona così bene a livello di mentalità, perché è comunque una grande novità e ancora non ci siamo abituati, o ci sono anche altre motivazioni più diciamo tecniche o logistiche, Nicola? Sì, allora credo che prima di tutto diciamo che l'Italia è stato uno dei pionieri in ambito crowdfunding, e in particolare in ambito equity crowdfunding, nel senso che le prime iniziative, lo studio della regolamentazione poi applicata anche in diversi paesi europei, poi è stata applicata in modo differenziato in diversi paesi europei, è stata studiata e testata in Italia dalle sue prime fasi. Il tema del mercato italiano, che è un mercato che è ancora molto piccolo dal punto di vista dimensionale, per dare un'idea di paragone, mentre parlavamo di investimenti in venture capital in UK intorno ai 2 billion e mezzo, il paragone italiano porta ad investimenti inferiori ai 100 milioni, quindi c'è proprio un gap dimensionale che non permette di avere grandissima fluidità di mercato. E questo fa sì che, non essendoci fluidità di mercato ed essendoci strumenti di incentivazione all'investimento e alla defiscalizzazione più deboli rispetto a quelli presenti in UK, l'investitore italiano, che è già di per sé più conservativo come approccio, vede probabilmente in modo meno strutturale la possibilità di investire in queste iniziative. C'è da dire che il mercato italiano ha un'ambizione molto forte, nel senso che dai circa 100 milioni di investimenti negli ultimi 2 anni, e esiste l'ambizione di realizzare circa 1 billion di investimenti nei prossimi 3 anni. Sicuramente supportato anche dal governo, che sta avendo un ruolo ruolo molto attivo, certo. Ma anche supportato dai privati, che stanno cominciando a capire che la grande ricchezza, il patrimoniale italiana, può anche essere allocata su questa asset class più rischiosa, ma che in fase di ridotto rendimento per tutte le altre tipologie di strumento finanziario è comunque un asset class interessante. Nicola, siamo addirittura ad arrivo, però volevo anche chiederle a questo punto: importante quello che sta facendo il governo, ma soprattutto importante anche la fiducia che poi si ha nell'Italia e di conseguenza nelle aziende italiane. Che aria si respira qui a Londra su questo fronte? Vedete fiducia nel paese? Allora si respira un'area bellissima, devo dire, sia da parte degli investitori che da parte degli imprenditori che decidono anche eventualmente di muoversi dall'Italia e dall'Italia verso UK, o di mantenere le loro operations in Italia e di avere una testa finanziaria qua a Londra. Respiriamo veramente un buon clima, cioè si vede dinamismo, si vede volontà di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di dinamico che possa veramente migliorare anche la produttività del lavoro all'interno dell'Europa, che è uno dei temi importanti dal punto di vista macroeconomico e che sarà importante per i prossimi anni. Fantastico, allora Nicola, bocca al lupo naturalmente per i vostri progetti, e grazie davvero per essere stato con noi. Nicola Garelli, cofondatore di Starter e Principal di Boston Consulting, grazie ancora, e grazie a voi naturalmente per averci seguito in questo speciale Class NBC nel studio di Londra di CNBC Europe. Arrivederci.